Quinta domenica di Pasqua, il Vangelo cambia completamente alfabeto, non ci sono più pecore, pastori o lupi, ma vigneti. Io sono la vera vite, dice Gesù, il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che è attaccato a me porta frutto e ogni tralcio che non è attaccato a me è secco e viene tagliato e buttato via. Questa è un'immagine bellissima che Gesù dà di se stesso, ma soprattutto a noi interessa capire il ruolo del tralcio. Gesù dice che ogni tralcio che non porta frutto viene tagliato e ogni tralcio che porta frutto viene tagliato anche lui. Si chiama potatura ed è un taglio che produce molto più frutto. Ora, il Vangelo di questa domenica toglie ogni tipo di speranza alle persone che pensano di avere la fede e quindi di avere una vita più fortunata. Chi ha la fede non è risparmiato dai tagli. Chi ha la fede trasforma il taglio che accade dentro la sua vita in qualcosa che lo aiuta a portare molto più frutto. E che cosa sono i tagli? Sono le prove, gli imprevisti, tutte quelle cose che siamo costretti ad affrontare dentro la nostra esistenza e che molto spesso ci riducono all'osso, proprio come una pianta quando viene potata. Se noi non siamo attaccati a qualcosa di vivo, allora quei tagli sono per la morte. Ma se siamo attaccati a qualcosa di vivo, anche le cose più brutte che accadono dentro la nostra vita, anche quei tagli che tante volte ci riducono assolutamente al rasosuolo, in realtà non sono per la morte, ma sono per un cambiamento, per un miglioramento. Sono dei tagli che ci fanno essere diversi, che ci fanno essere radicalmente migliori. Ma Gesù dice anche una cosa molto importante, dice che questo attaccamento a lui accade attraverso la parola di Dio. La linfa vitale che porta la vita dal tronco al tralcio è la parola di Dio. E la maniera attraverso cui noi siamo attaccati alla vite sono i sacramenti. Allora, se da una vita di un cristiano noi togliamo i sacramenti e la parola di Dio, allora non c'è cristianesimo, c'è semplicemente un tralcio secco che non salva, che non aiuta, che non cambia la nostra esistenza. E questa è la conversione a cui ci chiama il Vangelo in questa quinta domenica del tempo di Pasqua. Recuperare un rapporto stretto con Lui, un rapporto stretto attraverso i sacramenti e la parola di Dio, un rapporto stretto che sa trasformare i tagli in opportunità.